Pachino a caccia di armi e droga, elevate 2.000 euro di sanzione, 50enne beccato con una mazza in auto, denunciato. I carabinieri della stazione di Rosolini e Pachino, anche grazie al rinforzo delle squadre della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, nella mattinata di ieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio e l'attività ha permesso di controllare 46 veicoli e di identificare 74 persone. In particolare sono state eseguite perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga e un 52enne è stato trovato in possesso di una mazza da baseball ed è stato denunciato dall'autorità giudiziaria a Retosea. Sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per oltre 2.000 euro e un'autovettura è stata sequestrata poiché priva di assicurazione. Oltre ai controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno verificato il rispetto delle prescrizioni a carico di decine di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o ad altre misure limitative della libertà personale. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni con il supporto dei contingenti di rinforzo dell'arma su tutto il territorio della provincia aretusea.